bene, siamo con Invernizzi, acquisto a sorpresa perché il tuo nome era stato ventilato, io stesso avevo parlato con il presidente Ceri, sembrava uno sforzo impossibile da fare, invece ha accontentato se stesso e la piazza. Sì, guarda, sono contento, è vero, il discorso viene avanti da 2 settimane, diciamo che ho scelto la piazza io perché sappiamo tutti cosa è Grosseto. La società è una società molto forte che mi ha voluto a tutti i costi, quindi ci siamo venuti incontri e per fortuna oggi si è fatta. Senti, che ricordo hai della tua esperienza come avversario del Grosseto, come tifoseria? Mi è piaciuto tanto, mi ricordo la partita, praticamente è stata la partita dell'anno che vinceva, andava avanti in classifica e per fortuna siamo stati noi. E hai segnato tu? Sì, mi ricordo bene la partita e niente, mi ricordo un gran numero di tifosi grossettani arrivati a Viterbo, insomma, come ho detto prima, è una piazza che mi piace tanto e speriamo di fare le cose bene, così godiamo tutti, insomma. Senti, un'ultima cosa, credi di poter essere compatibile eventualmente con un giocatore come Vegnaduzzo che hai già avuto come compagno a Viterbo? Sì, insomma, penso, no, con lui sì, ho giocato insieme già, posso dirlo, posso accettarlo, che accertare questa cosa che possiamo giocare insieme. In passato ho giocato con altre punte con le stesse caratteristiche sue e abbiamo fatto bene, quindi poi tra l'altro lo conosco, sono anche suo amico, quindi penso di sì. Bene, comunque noi aspettiamo tante reti e come si dice in spagnolo, suerte. Muchas gracias. Una delle sorprese di mercato, l'avevamo annunciata ieri, siamo con Wilfried Rüser. Caratteristiche? Attaccante. La tua storia calcistica in Albania? Cioè praticamente lui ha fatto tutti i giovanili della nazionale albanese fino all'anno 21 e ha giocato sempre in Serie A albanese, è venuto diciamo qua perché gli ha piaciuto il progetto pure dal presidente, pure dal suo procuratore. Speriamo che fa bene. Sì, noi abbiamo guardato le caratteristiche, abbiamo visto dall'Under 15 all'Under 21 ha sempre vestito la maglia dell'Albania, tantissima Serie A e un anno mi sembra nella Serie B albanese, buoni numeri, i video promettono molto bene, ci auguriamo che possa regalare queste gioie al pubblico grossetano, non so se capisce. Sì, questa cosa gli fa piacere. E spera che faccia bene pure qua, come ha fatto pure in Albania. Prime impressioni della città e diciamo delle strutture? Cioè come condizioni dice che non è una piazza per giocare qua, è una piazza per giocare diciamo in Serie B o in Serie A. Ha sentito che pure i tifosi sono diciamo focosi, sono accoglienti e spera che sia data presto e farà bene, penso. Bene, allora noi gli facciamo un bocca al lupo, grazie a te per la traduzione e ci vediamo domenica.